Ragazzi e ciao ragazze, benvenute o ben arrivate sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Cinzia e oggi faremo insieme un video haul. Vi farò vedere i miei acquisti degli ultimi giorni. Ma prima di iniziare a farvi vedere quello che ho acquistato, se non siete ancora iscritte al mio canale, qui sotto c'è un bottoncino rosso. Mi raccomando, cliccateci sopra, a voi non costa nulla e per me è molto importante. E attivando la campanellina entrerete a far parte della Makeup Love Community. Ora bando alle ciance, iniziamo subito da Inglot ha fatto Inglot ha fatto delle palette e io ne ho acquistate due. Ora vi mostro cosa ho acquistato. Le palettine sono qui, le scatoline qua. E vediamo, veramente ragazze, quando le ho viste all'inizio sono rimasta un po' male perché me le aspettavo un po' più grandi, in realtà sono veramente piccolissime, sembrano quasi dei quad. Ora le apriamo insieme. Oh signor, questa è la prima, si chiama Claude Pink, non I'm Pink. Questa e la prima, sono piccolissime ragazze. Ecco perché costano poco. Costano cioè poco. Allora, io le ho pagate in sconto di 7 euro, le ho pagate 28, se no costavano 35. E questo è il mini quad, cioè il mini quad. Scusate, sembra un quad a vederlo così. Questi sono i colori della palette, una tonalità nude rosate. E questa è la prima. Andiamo sulla seconda, che dovrebbe essere sui toni verde, uguale, Claude No Naim Nim In Nim Green, toni verdi. E questa è la seconda palette. Andiamo avanti, intanto le mettiamo qui. Andiamo su Lethal Cosmetics. Lethal Cosmetics ha fatto un'altra palette. Allora, la palette, quella viola, non so se ve la ricordate, avevo fatto un video, l'avevo data via. Poi, con l'uscita di questa palette, Lethal ha fatto un bundle e ho deciso di prendere il bundle. E ora vi faccio vedere. Tanto butto qui, vi faccio vedere innanzitutto la palette nuova che è questa qui. Questa palette si chiama With Flowers, si presenta così come il pack secondario e cartina. I colori sono questi, ragazze. A me ha colpito veramente tantissimo, soprattutto questo verde che è veramente spettacolare. Mi piace. Boh, le proveremo insieme. E poi, vabbè, c'è l'altra che è quella viola che appunto avevo fatto il video, però io non le ho ancora aperte. Ho aperto solo quella lì per vedere se erano intatte le cialde. Ci ha messo veramente un botto ad arrivare. Poi con Poste Italiane, ciao. E quindi, e questa ve l'avevo già fatta vedere, è la seconda. Belle. Poi diciamo che vabbè, vi dico alla fine cosa penso dei miei acquisti. Poi andiamo avanti. Sephora, cosa ho acquistato da Sephora? Allora, da Sephora ho acquistato la terra di Charlotte Tilbury, quella in crema. Beautiful Skin, qua se si apre, Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer, la mega padellazza di Charlotte Tilbury.
Io l'ho presa nella colorazione numero 1, la Fair, ma non so neanche se la finirò mai. E questa è la Fair. Bellissima per il mio incarnato, perfetta. Poi andiamo avanti. Cosa ho? Ah, ragazze, mascara di Fenty Beauty. Questo sta spopolando dappertutto. Le mie amiche ce l'hanno e mi dicono mai più senza. E adesso ormai ho già sul mio mascara. Scusate, non vedo l'ora di provarlo. Questo tempo, ieri caldo, oggi freddo. Boh. E niente, questo è il mascara Fenty, l'ultimo che ha fatto. Dicono tutte che è spettacolare. Poi, Now Blanc, mettiamo giù. Finite, no? I rossettini Nabla. Allora, gli ultimi rossetti Beyond Jelly. Allora, io ne sto già indossando uno che è questo qua nella colorazione Luxe, bellissimo. Allora, da solo sulle labbra mie non si vede, cioè sembrano lucide, ma però oggi l'ho contornato con una matita di Huda Beauty, la Brown Pink, e stupenda. E poi gli ho messo sopra questo. Allora, che colore ho preso? Allora, ho preso Nocturna, non potevo non prendere Nocturna perché secondo me è un colore veramente stupendo. Nocturna. È bellissimo, ragazze, è bellissimo. Notturna, poi ho preso Libido, questa qua me l'ha messo in mente una mia amica Ingrid e ho deciso, vabbè, ho detto ciao, già che sono in ballo lo provo ed è un color nude, lo mettono sui nude proprio color labbra. Questo è Libido. E poi ho comprato Red Saffron. Allora, io questo l'avevo dato via, mi ero anche dimenticato di averlo ripreso. E perché mi dava l'idea che mi sbordava, mentre la mia amica, quella a Ingrid, l'ho dato a Ingrid, mi fa: "Ma te sei pazza, è bellissimo, non è vero che sborda". Allora l'ho ripreso e ho detto: "Ma gli diamo un'altra possibilità", anche perché non è un rosso, cioè è un rosso freddo e sembra più un rosso fragola, un rosso, ma è bellissimo come colore. Solo che io l'avevo messo e mi sembrava che mi aveva sbordato, però l'ho ripreso. Gli diamo un'altra possibilità. Andiamo avanti con il mio shopping. Finito Sephora. Andiamo avanti con Ditano. Ditano è una profumeria online e ha sempre un sacco di offerte, ragazze. E quindi, cioè, adesso vi faccio vedere i campioni che mi hanno dato. Cioè, mi hanno dato una crema di 6 ml di Shiseido. E poi, vabbè, lascia campioncini di profumo su profumo. Cioè, mi hanno dato il mondo a differenza di Sephora, sti mortaccioni, che non ti danno mai una cippa lippa. Cioè, veramente, mi ha dato veramente un sacco di campioni. Mi ha dato anche il mio profumo Narciso Rodriguez Pull Mask, bellissimo. Cosa ho preso da Ditano? Ho preso, allora, a me questo salva i capelli, nel senso che essendo un po' rovinati dalla decolorazione,
uso l'Olaplex numero 6 nello styling, cioè prima dell'asciugatura, metto appena appena di questo, perché comunque sono corti, e 2-3 goccine di olio, sempre numero 7 di Olaplex, e mi lasciano i capelli veramente morbidissimi. E quindi ho visto che fanno il 100 ml così, ho deciso di prenderlo così. Mi regolo meglio. E poi dolcis in fondo per la festa della mamma, il mio bambino mi ha regalato il profumo di Gucci che mi piaceva tanto, Gucci Guilty si chiama. Allora, io avevo provato l'Eau de Toilette, invece, e mi era piaciuto veramente veramente tanto. Invece mio figlio, cioè invece poi ho deciso di prendere l'eau de parfum perché l'eau de toilette è più leggero, dura meno, e questo è per la festa della mamma che è domenica. Tra le altre cose ero convinta che era l'8 e invece il 14. Boh. E adesso lo provo. Mamma, ragazze, guardate che spettacolo. Bellissimo, adoro, adoro. Ma il packaging è una cosa di... A chi ama i profumi, io ho preso il 90 ml. Vediamo come si apre. Ok. Ho preso il 90 ml. Vediamo. Ragazze, che... Basta, se no è troppo. Mamma mia, che profumo, ragazze, buonissimo. Stupendo. Un profumo di fresco, di pulito. È buonissimo questo profumo, veramente. Infatti l'ho preso, oh signore, l'ho preso in sconto. E ho preso in sconto anche questo su Ditano. Cioè, Ditano veramente ha un sacco di marchi. Sempre... scontati, quindi vi consiglio di buttare un occhio anche a questa profumeria online, appunto si chiama Ditano e vende veramente un sacco di quel profumo, ragazze. Mamma mia, buonissimo, è buonissimo. E niente, ragazze, questi sono i miei acquisti di questo periodo. No, un'altra cosa che però l'ho utilizzata oggi perché ero curiosa, questo qua l'ho preso su Amazon, c'era anche sul sito di Wycon, infatti l'ho utilizzato oggi, ma devo farvelo proprio vedere perché non so se vedete questo mega illuminante. Ecco, l'ho preso da questa palettina. Questa palettina fa parte della linea Armocromia di Wycon. Io sono un'estate summer e quindi ho preso la palettina per il mio incarnato. E ragazze, devo dire che il blush ce l'ho su, è un po' polveroso. L'illuminante, ragazze, cosa non è? Cioè, guardate cosa non è questo illuminante di Wycon, è bellissimo, una bomba sto illuminante, ma anche il blush è molto bello, E poi comunque io che sono in fissa adesso con l'armocromia cerco di accaparrarmi i prodotti armocromia per quanto riguarda la mia armocromia, ecco, che è l'estate, perché comunque seguendo l'armocromia noi valorizziamo di più il nostro incarnato piuttosto che le nostre labbra, piuttosto che i nostri occhi, e quindi mi è venuta la fissa dell'armocromia e ho preso questa su Amazon perché ho il Prime, mi veniva a costare come sul sito di Wycon, però lì pagavo le spedizioni, invece col Prime l'ho preso tranquillamente senza spedizione. Devo dire che è strabello, strabello. Ecco, ragazze, ora vi dico una cosa che non mi è piaciuta di questo haul, e indovinate un po' che cos'è che non mi sono piaciute di questo haul. Queste palette di Inglot, perché sono troppo... Innanzitutto sono piccolissime, non pensavo che erano così piccole. Cioè, mi aspettavo qualcosa di meglio, devo dire la verità. Invece mi ha un po' deluso, devo dire, devo essere sincera. Soprattutto questa,
Ma aspettavo qualcosa di meglio, ecco, invece no, invece nada di nada. Preferisco, diciamo, questa qui sul rosato, però vi devo dire la verità che anche queste ne ho tante. Ora, voi fatemi sapere cosa vi è piaciuto, se avete acquistato qualcosa di quello che ho preso io, se ce l'avete. Come vi trovate, tranne a Terra Charlotte che già ce l'avevo. E niente ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia. Mi raccomando, spolliciata all'insù, ci vediamo al prossimo video. Ciao!